Ciao a tutti ragazzi, oggi video un po' diverso. Siamo arrivati alla fine dell'anno ed è arrivato il momento di tirare le somme. Di cosa parliamo oggi? Vedremo i 5 prodotti flop e i 5 prodotti top che più ci sono piaciuti quest'anno e che abbiamo provato. Quindi vedrete solo prodotti di cui è stata fatta una recensione. Ma iniziamo subito con i flop. Decisamente sì. Prima di iniziare con i prodotti flop, ci tengo a fare una precisazione. Cosa intendiamo con prodotti flop? Quei prodotti che non ci sono piaciuti, avevamo grandi aspettative e ci hanno deluso. Secondo me, però, lo capirete bene mentre li analizziamo. Iniziando dal meno peggio, dai, il proprio floppissimo ce lo teniamo tra un po'. Al quinto posto troviamo. Isaleva Mountain Trainer Lite. È uno scarpone che abbiamo provato e non mi aveva convinto per tutta la sua parte di rigidità, tutta la parte di tomaia che si strappava davvero con niente. Insomma, era uno scarpone di saliva, davvero un flop. Ma perché gli scarponi di saliva sono di quei tipi di scarponi che tu indossi, ti ci trovi bene dalla prima volta, li usi anche per tanti anni. No, invece quello scarpone è floppissimo, cioè alla seconda, ti ricordi, la seconda Sì. escursione. Stavamo scendendo dal sentiero delle foppe in grignetta e praticamente l'avevo lacerato contro una roccia, una roba del genere. Una Cioè. cosa banalissima. Sì, proprio floppissimo, subito rotto. Vabbè, nel senso, quinto posto, lui. Al quarto posto troviamo nella sportiva Ultraraptor modello leader. Ti ricordi quanto ero felice quando ho visto che la sportiva ha tirato fuori le Ultraraptor in pelle? Ero felicissimo, ho detto finalmente. Le Ultraraptor diventeranno una scarpa di escursionismo, praticamente quella per il quale l'abbiamo usata il 90% di noi. Te lo ricordi? Sì, ma poi mi ricordo anche tantissimo la tua delusione. Cavolo, quando le indossate, a parte la linguetta che viveva di vita propria, praticamente faceva quello che voleva lei, ma anche tutta la parte del collo, quanto mi ha dato fastidio. Ricordo che eravamo su un'escursione nella Bergamasca, non ricordo bene dove. Ma praticamente nell'ultima parte dell'escursione ho tolto le scarpe e l'ho fatta con i calzini perché non riuscivo più a portarle. Proprio. Quella è stata forse la delusione più grossa. La scarpa da quale mi aspettavo di più e che mi ha deluso di più. Un vero peccato. Al terzo posto la tenda Trek 900 di Decathlon. Qui lascio descrivere a te perché secondo me hai meglio parole te di me in questa. In sintesi, la tenda che ci ha rovinato l'alta via sulle Dolomiti Bellunesi, perché condensa 1000, si è strappata la prima notte, insomma, una tenda che veramente associo soltanto a brutti ricordi e che non voglio mai più vedere in tutta la mia vita. No, ma la cosa divertente è stata quando l'ho riportata indietro a Decathlon e gli ho detto, ragazzi, la tenda si è strappata. Mi hanno guardato e mi hanno detto, ehi, ma come? È fatta così bene? L'altro commesso della Decathlon mi fa, ma è la terza che ci portano indietro in tutta l'estate, vedi un po' te. Bene, mica troppo, insomma. Al secondo posto, una recensione che è uscita qualche settimana fa, le The North Face Craigstone Pro. Anche quelle, ti ricordi, prima escursione le abbiamo detto, vabbè, scarpa d'avvicinamento, andiamo a provarle su un po' di roccia. Andiamo in grignetta. Sì, andiamo in grignetta. Vai, vai, racconta. Andiamo in grignetta e succede che praticamente la scarpa non è affatto protettiva. Succede che Riccardo a fine escursione ha malissimo i piedi e succede che perde l'unghia del mignolo. sì, il giorno dopo al mattino mi alzo. Faccio per mettere su la calza, per mettere su una scarpa e mi dico, cos'è sta roba sul piede? E tac, mi è venuta via l'unghia. Cioè è una roba che veramente mai nella vita mi sarei immaginato con le The North Face Summit, cioè la versione proprio top di The North Face. Anche quella è stata una grande illusione. Mi Sì. ricordo quando The North Face le ha presentate, super gasato provarle perché la serie Summit è sempre stata davvero la serie top, ma anche di riferimento a livello globale. È una delusione del genere davvero Non ce l'aspettavamo. per nulla. No. Al primo posto c'è proprio il prodotto che, ragazzi, io non ve lo consiglio, ma è stato un flop veramente che adesso vi raccontiamo, il La Fuma Access 40. Cioè, veramente, quello zaino lì, ma una roba, cioè, vabbè, vai. Io dico soltanto che se non è finito giù dal burrone è stato per un miracolo, perché l'ho trattenuto. Sì, veramente, cioè, tra il dolore sulle spalle, lancinante, davvero le Davvero. fitte alle spalle, la sudorazione,
che praticamente era ottobre, ma giornate che c'erano pochi gradi, non è che faceva così caldo, e sudavo come un maiale, cioè, davvero, quello zaino, secondo me è flop numero uno, ma perché non è un prodotto proprio pensato per l'outdoor. No. Cioè, se, faccio un esempio, la tenda di Decathlon, alla peggio se la utilizzi in un bosco, magari a bassa quota, ancora ci può stare. Le Crackstone Pro, per escursionismo, ancora ci possono stare. Questo qua con l'outdoor non c'è niente a che fare, davvero, cioè proprio flop. Cioè davvero tra tutti i prodotti che abbiamo provato quest'anno, quello lì è stato proprio il peggio in assoluto. Esattamente, non era soltanto una questione di non convincerci, ma non ho mai visto lui stare così male per uno zaino, per le fitte lancinanti alla schiena. Quindi mai più nella vita. Prima di passare ai top però vorremmo sapere anche da voi, che prodotti avete provato quest'anno, quali vi sono piaciuti di più e quali di meno, ma magari anche non solo quest'anno, diciamo un pochino in generale. E sarà super interessante vedere le vostre opinioni, perché magari qualcuno si è trovato bene con una cosa e meno con l'altra. Perciò ragazzi, qua sotto nei commenti fateci sapere quali prodotti vi sono piaciuti di più di quelli che avete provato voi quest'anno, così poi ne commentiamo. E magari ci risparmiamo qualche delusione. Passiamo però ora ai top, quelli che davvero ci hanno convinto e quelli che veramente vi consigliamo proprio a mani basse. Al quinto posto, anche lui un prodotto che abbiamo visto qualche settimana fa, i Kaylan Stellar. Uno scarpone col quale io davvero mi sono trovato molto bene, va bene per tanti usi. Che dire, davvero un ottimo scarpone. Era innamorato perso dei Kaylan. Sì, davvero, mi sono piaciuti tantissimo. Erano, sono stati mesi che volevo provarli e da quando sono usciti in primavera che continuavo a dirgli dai, li prendiamo, non li prendiamo, Sono arrivati. E alla fine ne è valsa davvero la pena. Al quarto posto, una scarpa da trail, le ASICS Gel Trabuco 10. Quella scarpa lì mi aveva convinto tantissimo per il suo grip. Davvero, raccontagli, questa è proprio l'emblema, raccontagli alla Malcesine quando poi ho provato quella scarpa all'arrivo. Allora, alla Malcesine, grande soddisfazione per Riccardo, perché praticamente era l'unico che non scivolava sulle radici, e mentre davanti a lui c'era gente che con la sportiva, comunque altri modelli molto utilizzati, molto famosi, che non andava avanti. Quindi una grande soddisfazione da questo punto di vista. La suola l'ha convinto veramente tanto. E la cosa proprio emblematica, che probabilmente io sono uno dei pochi che è arrivato senza avere il culo sporco di fango. Ecco, sì, non è roba da poco. Sì, no, davvero, l'ASICS Gel Trabuco 10. Poi purtroppo non abbiamo provato la versione in Gore-Tex, però quelle, tra tutte le scarpe, proprio per la suola, mi aveva convinto davvero tanto. Tanto che poi a tantissimi di voi le consigliate durante l'anno, chi mi ha chiesto una suola con un ottimo grip. Quindi, davvero, non vedo l'ora di provare le 11 quando usciranno quest'anno. Vi terremo aggiornati. Al terzo posto, gli scarpa Rush TRK GTX. Uno scarpone che io ho consigliato a tantissimi, davvero. Tantissimi di voi mi hanno chiesto uno scarpone 4 stagioni. Sapete che io sul 4 stagioni non sono mai tanto dell'idea. Preferisco avere due scarponi nuovo estivo e invernale. Ma penso che Rush sia un ottimo scarpone da questo punto di vista. Li ho consigliati anche al mio migliore amico, lui stava usando senza tanti problemi, anche a far qualche ciaspolata, adesso li ho utilizzati, quindi cioè non abbiamo ricordi negativi, anzi, li abbiamo provati tanto tempo, soprattutto in quella stagione un po' del cavolo verso marzo, che la mattina fa freddo, il pomeriggio fa caldo, giri dietro c'è neve, dall'altra parte invece come diventa asciutto, ci hanno convinto. Cioè, sì, decisamente perfetti. Sì, poco da dire, uno scarpone che ancora oggi, anche se uscirà la versione light l'anno prossimo, vi consigliamo a mani basse, anzi magari visto che uscirà la versione light, trovate la versione di quest'anno ribassata. Al secondo posto un'altra tenda, ma in questo caso la Ferrino Pilier. Vai, racconta te. Una tenda super spaziosa, una tenda dai materiali eccezionali, veramente, una tenda con cui passare una notte in quota non fa paura. Cioè, è stata una tenda che veramente ci ha convinto tantissimo e che anche lì consigliamo a tutti. Sì, soprattutto noi l'avevamo provata nella Bergamasca sempre, sì. In un punto abbastanza esposto dove la notte c'è stato davvero tanto vento.
Abbiamo dormito poco, c'erano tutti gli ululati del vento, sì. Si sentivano, però dentro non è entrato niente, anzi abbiamo dormito da Dio. Divinamente. Avevamo portato i sacchi a pelo di qualche grado inferiore rispetto alla temperatura che ci si aspettava, proprio perché mettevano abbastanza vento, ma alla fine, anzi forse abbiamo fatto male, abbiamo anche un po' sudato quella notte, quindi... Sì, una tenda che davvero ci è piaciuta tanto. Pensate che le stanno utilizzando al rifugio del Grande Camerini a 2600 metri, le hanno utilizzate tutta l'estate e ne sono uscite completamente integre senza nessun problema, quindi davvero una tenda davvero top. Sì. Come prezzo naturalmente poi. Al primo posto, rullo di tamburi, il prodotto che davvero mi è piaciuto tantissimo quest'anno, davvero. L'Osprey Atmos AG50. Cioè, voi solo se l'avete provato potete capire cosa vuol dire portarsi 18 kg di peso sulle spalle. E se vi dico che non li sentirete mai, non sentite male alle spalle, non sentite male ai fianchi, cioè, tantissima roba. Poi al di là che fate una fatica della Madonna perché 18 kg sulle gambe si sentono, ma vi assicuro, cioè... Dovete credergli, semplicemente. Sì, dovete credermi, tanti altri zaini abbiamo provato comunque buoni, ma che non scaricavano così bene. Ti ricordi quando siamo partiti per l'Alta Via? Che tu mi hai guardato e mi hai detto, hai uno zaino enorme, c'era più grosso di me lo zaino. Faceva paura. E gli ho detto, sì, ma ci credi che non lo sento? Cioè, non lo sento, se non fosse davvero poi alle gambe, che l'allenamento era quel che era, cioè, non si sentiva. Per nulla. Quindi davvero brava Osprey, davvero brava. Soprattutto a questo punto non vediamo l'ora di provare il nuovo Atmos AG50 Lite che sarà meno pesante quando uscirà quest'anno. Cioè, noi diciamo, vediamo l'ora di farci un bel confrontino e vedere se il sistema anti-gravity è rimasto lo stesso e ci convincerà altrettanto. Sarà molto interessante, sì. Perciò ragazzi, visto che oggi è anche l'ultimo dell'anno, noi facciamo tanti auguri di buon anno per il 2023, vi auguriamo che sia un anno sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista della quotidianità, che vi porti soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista sportivo, che quelle poi ce le portiamo dietro per tantissimo tempo. Quindi che dire ragazzi, noi vi ringraziamo per essere stati con noi in questo 2022, vi assicuriamo che per il 2023 ci saranno tante novità, tanti nuovi contenuti, perciò niente, cosa possiamo dire? Restate con noi, continuate a seguirci e ci aggiorniamo direttamente domani che vedrete le novità del 2023.